Il Torch Run dei giochi nazionali estivi fa tappa a Cagliari. Special Olympics è il più diffuso programma internazionale, cui aderiscono 180 paesi nel mondo, grazie al quale atleti con disabilità intellettiva compiono quotidianamente passi importanti verso una reale inclusione sociale, attraverso la regolare pratica di una disciplina sportiva. La manifestazione ha vissuto a Cagliari uno dei momenti simbolicamente più importanti nell'organizzazione del Torch Run, in tutto e per tutto uguale al classico cammino della fiaccola durante i giochi olimpici. La fiaccola, simbolo della diffusione dei valori olimpici fra i popoli, è arrivata in città a bordo di una motovedetta e dal molo Icnusa ha raggiunto il municipio di Cagliari, dove ad attenderla erano presenti il sindaco Paolo Trunzu, l'arcivescovo Giuseppe Baturi e le massime autorità comunali. Testimonial dell'evento sono stati 7 atleti Special Olympics in rappresentanza del movimento regionale, accompagnati dagli studenti dell'Istituto Scolastico Primo Levi di Quartu e podisti appartenenti alle associazioni ASD Cagliari Marathon e ASD Cagliari Atletica Leggera. I 7 tedofori hanno effettuato il passaggio del testimone in vari punti della città, fino al ghetto in via Santa Croce, dove è avvenuta la cerimonia ufficiale con l'accensione del tripode, alla presenza di numerose autorità e della banda della Brigata Sassari. Quella di Cagliari è stata la 13ª tappa del percorso, che è iniziato il 18 marzo 2022 dal Friuli Venezia Giulia. È destinato in questi mesi a toccare tutte le regioni italiane, per culminare a Torino con l'accensione del braciere olimpico durante la cerimonia di apertura dei giochi nazionali in programma il 5 giugno.